con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d'occhi e di mani, curvandosi come chi regge rassegnatamente sulle spalle un peso insopportabile, il magro giudice d'Andrea soleva ripetere: «Ah, figlio caro!» a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere. Non era ancor vecchio, poteva avere appena 40 anni, ma cose stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razza, misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice d'Andrea. E pareva che egli, oltre alla sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco eran potuti venire quei capelli crespi gremiti da negro, e fosse consapevole di quei misteriosi, infiniti travagli di secoli che sulla vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei e scontorto tutta la magra, misera personcina, così spilenco, con una spalla più alta dell'altra, andava per via di traverso come i cani. Nessuno, però, moralmente sapeva rigar più dritto di lui, lo dicevano tutti. Vedere, non aveva potuto vedere molte cose il giudice d'Andrea, ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più triste, cioè di notte. Il giudice d'Andrea non poteva dormire. Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano sui suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une come polle di duci, guizzanti e pungenti le altre, e emetteva le più vive i rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati, e socchiudendo le palpebre dietro le lenti pigliava tra i peli delle ciglia la luce d'una di quelle stelle e tra l'occhio e la stella stabiliva il legame d'un sottilissimo filo luminoso e vi avviava l'anima a passeggiare come un ragnetto smarrito. Il pensare, così di notte, non conferisce molto alla salute. L'arcana solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre, specie a certuni che hanno in sé una certezza sulla quale non possono riposare, la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo, qualche seria costipazione. Costipazione d'anima, s'intende. E al giudice d'Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo che egli dovesse recarsi al suo ufficio di istruzione ad amministrare, per quel tanto che a lui toccava, la giustizia ai piccoli, poveri uomini feroci.